È possibile raccontare una storia non di amore, ma di amicizia senza cadere nel banale. Ciao e bentornati sul canale Alex Eastern. Il libro del quale voglio parlare oggi l'ho acquistato sul Kindle ed è Le 8 montagne di Paolo Cognetti. Darò qualche veloce accenno a quella che è la trama del libro perché sono molti i temi dei quali voglio parlare e se raccontassi tutto 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 verrebbe un video veramente troppo lungo. È la storia di amicizia tra due bambini che si conoscono nel contesto rurale di un paese di montagna. Uno viene dalla città ed è lì per trascorrere le vacanze estive, l'altro è nato e vissuto lì. Si conoscono con la semplicità di cui sono capaci solo i bambini. Il loro rapporto cresce, si evolve in questo contesto di montagna fantastico, ma a un certo punto tutto cambia perché pur pensando di fare del bene, di fare la cosa giusta, gli adulti si mettono in mezzo, finendo inevitabilmente per separarli. Ci saranno vari episodi grazie ai quali capiremo quelli che sono i rapporti tumultuosi con la figura paterna da parte di entrambi i protagonisti, pur essendo il ragazzo di città Pietro il vero protagonista e la voce narrante del racconto. Se infatti il rapporto di Pietro col padre è conflittuale, quello di Bruno, il ragazzo di montagna, col proprio è totalmente inesistente. Il tempo comunque passa e a seguito di una perdita i ragazzi si ritroveranno su quelle stesse montagne insieme con lo scopo di ricostruire una casa da un rudere che Pietro si è ritrovato in eredità. Attenzione però perché non siamo davanti ad una metafora. Ricostruire questa casa non è anche un ricostruire il loro rapporto, perché come viene detto esplicitamente nelle pagine del libro, la loro amicizia non è qualcosa che aveva bisogno di cure. Le relazioni tra di loro, le relazioni col prossimo, il rapporto con il mondo che c'è a valle, con tutte le sue regole, i suoi orari, con tutte quelle persone per le quali il montanaro vive fuori dal mondo, questi sono i temi principali, secondo me, che vengono affrontati. Ci sono momenti durante il libro di grande scambio, di grande autenticità, di dialoghi importanti, intensi, ma anche di grandi silenzi. È un libro che fa molto riflettere, un libro che lascia spazio anche al pensiero del lettore. Mi ha colpito molto anche il fatto che viene affrontato quello che è il rapporto con gli antenati, il rapporto con le figure che ci hanno preceduto. Si parla più di una volta del ghiacciaio, come se fosse un'entità che conserva il ricordo delle generazioni che ci hanno preceduto. Una delle scene all'inizio del libro è quella che forse mi ha colpito di più, in cui si vede il papà di Pietro che indicando il ghiacciaio dice: il ghiacciaio conserva il ricordo degli inverni precedenti. Se vogliamo sapere qualcosa di qualcuno, di qualcosa che ci ha preceduto, è là che dobbiamo andare. Ed è proprio sulle cime di quelle montagne che Pietro dovrà andare non per ricucire un rapporto, ma per avere un'idea di chi fosse quest'uomo, di chi fosse suo padre, chi era la persona che gli ha dato la vita e che lo ha cresciuto. Per avere quest'idea, per conoscere il proprio passato e quindi avere una maggior consapevolezza di se stesso, Pietro ripercorre tutte le camminate che troverà nei libri rimasti sotto le croci in cima alle montagne, troverà le frasi lasciate da suo padre. Sarà lì, ad alta quota, tra quelle pagine consumate, quella calligrafia tremolante per la stanchezza, sarà lì che Pietro ritroverà quel padre a cui non ha potuto dire addio. Il libro ha uno stile molto americano, passatemi il termine, ricorda molto Hemingway, è estremamente essenziale, non ci sono orpelli, non ci sono metafore, abbellimenti inutili, giri di parole, assolutamente no. È veramente essenziale come il panorama che viene descritto. Sono stati sorprendenti per me, le descrizioni dei paesaggi, gli odori, i sapori, sono stati tutti fortemente evocativi. Era come essere lì con loro. Un libro molto realista per quello che è il confronto tra coloro che sono nati in città e coloro che sono nati in montagna. È anche palpabile la sofferenza che si percepisce, vera e forte,
nei cuori di questi due uomini molto silenziosi e che affrontano in maniera diversa la vita. C'è la sofferenza proprio nel relazionarsi da parte di questi due personaggi con un mondo pieno di persone incomprensibili e incapaci di comprendere. La grande metafora del mandala che dà il titolo a questa storia è il perfetto simbolo delle loro personalità. Una che non si sposta e come l'albero che cresce forte nel luogo in cui nasce ma diventa debole come lo sposti, l'altra che va alla ricerca del sé attraverso il viaggio. Come dicevo, è una storia di poche parole e di grandi silenzi che però raccontano molto più di quanto lo scritto non sarebbe in grado di fare. Fedele a questa cosa, voglio spendere poche parole anche riguardo al film, perché appena terminato di leggere il libro ho subito voluto vedere il film che ne è stato tratto. Mi è piaciuto tanto. Ho trovato eccellente la regia, la sceneggiatura, ho trovato fantastica la scelta degli attori. Credo che Borghi e Marinelli siano i due attori giovani migliori di questa generazione. Sono rimasto rapito dalla scelta degli ambienti, dalla fotografia, dai rumori della montagna. È stato veramente come tornare con loro in quelle montagne dove ho bazzicato anch'io da ragazzino. La trovo inoltre una pellicola che parla di un rapporto col selvaggio in maniera molto più matura rispetto ad una pellicola che potremmo metterci vicino, che è Into the Wild. Non è per sminuire la pellicola di Sean Penn, ma se in Into the Wild c'era un rapporto veloce e rapido con quella che è la natura nel suo stato più incontaminato, qui c'è una storia che va avanti per decenni e quindi comporta per forza di cose un rapporto molto più a lungo termine, quindi molto maturo con l'ambiente. E comunque, gente, la montagna. La montagna è veramente il terzo protagonista di questa pellicola, un po' come lo è stato New York nella 25esima ora, pellicola di cui abbiamo già parlato molto tempo fa. La montagna è veramente quel personaggio silenzioso, onnipresente e incredibile, capace di rapirti con la sua sola presenza. Devo dire che personalmente non mi ha colpito, non mi ha sorpreso il fatto che questo film abbia vinto il premio della giuria a Cannes, che abbia vinto 4 David di Donatello, perché è un film di qualità, non si discute su questo. Mi sorprende però il fatto che abbia avuto anche un così grande consenso da parte del pubblico. Per durata, temi trattati, non è sicuramente quello cui il mercato ci ha abituati, quindi devo dire che sono rimasto positivamente colpito. È un film che comunque tratta l'amicizia in un modo cui non ho visto l'eguale da molto tempo. L'amicizia virile tra due uomini che si conoscono da bambini e si vedono a tappe nel corso della loro esistenza. Un'ultima nota prima di chiudere è il fatto che riguarda il papà di Pietro, perché molto spesso si parla all'interno del libro, ma anche del film, di quest'uomo che era in città una persona e in montagna un'altra. È una cosa, un concetto che mi ha fatto molto riflettere sul fatto che in città, con tutti i suoi orari, la sua frenesia, con tutti quei palazzi e questo poco spazio, noi dobbiamo farci piccoli piccoli e silenziosi per poterci vivere. Dobbiamo stringerci nel nostro spazio vitale perché di spazio non ce n'è abbastanza. Mentre quando andiamo in montagna, queste valli, questi grandi spazi infiniti, questi immensi vuoti, li andiamo a riempire con quello spirito che abbiamo tenuto imprigionato dentro di noi, che finalmente si libera. Ed è lì che veramente diventiamo ciò che siamo. E soprattutto l'unico vuoto che non c'è bisogno e non sentiamo il bisogno di riempire è quello del silenzio. Quindi in sostanza, leggetelo, andatelo a vedere, fate quello che volete, ma appropriatevi di questa storia, perché veramente ne vale la pena. Per me è stata una grande sorpresa e io adoro essere sorpreso in maniera positiva. Ve lo consiglio spassionatamente. E anche oggi siamo arrivati alla fine. Se avete letto il libro, se avete visto il film, se avete delle considerazioni da fare o avete voglia di condividere il vostro punto di vista, lasciatelo nei commenti, sicuramente vi risponderò. Ciao, buona giornata, al prossimo video!